Cari amici di Yardme.com, social e forum, oggi sono con una signora dell'arte italiano che è Mary Ryder. Ciao Mary, ben trovata. Ciao Alessio, grazie per avermi ospitata ed un saluto a tutti quelli che ci seguono. Ciao a te. Allora, Mary Ryder, chi segue un po', chi ha seguito il suo percorso artistico all'interno dell'Adult, chi segue un pochettino gli aggiornamenti, sa che tanto Mary Ryder quanto Capitano Eric sono titolari di una produzione che si chiama Spicy Lab, che ha uno slogan abbastanza, diciamo, chiaro, che è il porno italiano fatto da italiani. Così è venuto fuori la casa di produzione, diciamo, si è esposta online nel sito spicelab.org. Poi, dopo questo sito, come ho avuto modo magari di dire anch'io e di parlare con te, diciamo, anche per iscritto, ha avuto una serie di evoluzioni e quindi è partito da come un certo tipo di progetto e sta andando avanti progressivamente, aprendosi un po' non solo al mercato internazionale, ma diciamo adottando anche forme diverse poi di produzione, quindi di realizzazione di contenuti. Partiamo un po' dalla base del progetto. Ecco, voi quando avete creato questa casa di produzione, questa etichetta, il vostro intento, diciamo nel primo anno, barra primo anno e mezzo, così, qual è stato? Come vi siete rapportati? Ma è stato fondamentalmente all'insegna della sperimentazione e della collaborazione con chi ha nel settore dell'adult entertainment la nostra stessa passione, voglia di comunicare e di comunicare dei sentimenti, delle passioni, delle emozioni e di mettersi in gioco. Infatti, chi ricorda le origini di Spicy Lab, e parliamo ormai del 2014-2015, sembra passata una vita. Beh, siamo nati come un gruppo di amici che volevamo dire la loro in questo mondo. Quindi, oltre a me e al Capitano Eric, c'erano anche Luna Dark ed Alabor, ed assieme a loro abbiamo messo insieme comunque altri personaggi che proprio in quel periodo si affacciavano in questo mondo, e parliamo di performer comunque che oggi sono note come Dana Santo, come Valerie Vita, come Pamela De Boni, Chica Martini e tantissime altre che comunque la loro l'hanno raccontata, che hanno cominciato con noi e poi ognuno giustamente ha cercato la propria strada, il proprio modo di esprimersi. Ma la cosa bella che ha caratterizzato queste nostre origini è stata l'andare avanti con un progetto comune, che era quello di promuovere scambievolmente quello che piaceva fare a tutti, e quindi di portare anche in giro per l'Europa, in Spagna ed in Portogallo, quello che era un po' la voglia italiana di interpretare l'erotismo. Ecco, certo, quindi voglia italiana, per cui c'erano già fin dal, non dico subito, però strada facendo, delle produzioni di tipo differente. Quindi Spicy Lab, pur mantenendo, ecco, questa italianità di fondo, aveva comunque già diciamo, in mente di sperimentare vari generi, vari tipi di produzioni diversi, vari stili differenti. Beh, sì, assolutamente, fin dall'inizio ci siamo sperimentati negli show dal vivo, che poi sono stati il nostro cavallo di battaglia fino a quando c'erano le fiere dal vivo. Purtroppo speriamo che ricomincino in fretta, ma anche l'erotismo in stile commedia, diciamo commedia all'italiana, quindi con un'interpretazione, con una storia che portasse poi alle piente che tutti si aspettano dal porno, ma anche le scene che erano semplicemente di sesso senza nessuna giustificazione, soltanto perché il porno è bello anche così. Quindi abbiamo sempre cercato queste varie chiavi di interpretazione. Ecco, io quello che ho notato in voi
e magari che si differenzia un po' parzialmente anche da altri tipi di approccio, è che, come poi si è avuto modo anche di dire in altre occasioni, quando adottate, tra virgolette, un personaggio e lo calate all'interno di un contesto, di una storia, quindi anche quando c'è un minimo di recitazione o comunque gli ritagliate un certo tipo di personaggio, un certo tipo di identità, fate molta attenzione a come è la persona, quindi alle caratteristiche non solo fisiche, ma anche alle diciamo, capacità che questa persona ha di interpretare un ruolo anziché un altro. Quindi personalizzate il performer o la performer, diciamo così. Sì, perché nessuno di noi ha studiato recitazione, quindi non siamo nati per essere degli interpreti. E ritengo che riesca molto più facile interpretare che un personaggio che è più consono alle nostre inclinazioni, piuttosto che calarci forzosamente invece in un ruolo che non si confà a quelle che sono le nostre attitudini. Certo, ecco, questo però differenzia un po' di determinate produzioni dove magari a mo' di catena di montaggio i performer che entrano in quelle produzioni e che fanno scene in quell'ottica vengono fatte un po' le stesse cose per tutti, quindi alla fine una vale un'altra, per diciamo. Sì, magari può essere un tentativo di omologazione che fidelizza lo spettatore che sa che rivolgendosi ad un determinato prodotto trova quello che sta cercando, che sia Pinco o Pallino l'interprete, io sto cercando quello e quindi so che lo troverò comprando quel film. Laddove il bello e magari il brutto di Spicy Love è che il nostro pubblico non sa mai che cosa lo aspetta nel prossimo film. E certo, questo in base anche poi un pochettino alla trama, tra virgolette, poi anche al personaggio che diventa un po' la guest star, diciamo, di quella scena. Esattamente, quello che a me piace è che ogni attrice, ogni attore che partecipa alle nostre produzioni si senta la star del momento per quei pochi giorni che trascorrerà con noi e vedrà che tutto è costruito attorno a lui per farlo sentire innanzitutto a suo agio all'interno della produzione, ma poi anche per fargli capire che stiamo lavorando anche per valorizzare quello che è il personaggio artistico e quindi per fare un prodotto che sia in ogni momento rispecchiante quello che ciascuno vuole raccontare di se stesso. Certo, dunque te in questo caso ti sei calata un po' nei panni di tutto fare, nel senso che appunto da produttrice, da performer, da attrice, regista, anche sì, perché anche regista. Sì, anche qualcosina. E anche poi, diciamo, questo forse preso anche dal passato che hai nell'ambito più giornalistico, anche di promozione, insomma, dei contenuti, quindi un pochettino anche di ufficio stampa, tra virgolette, diciamo, sì, no? Sì, un po' di deformazione professionale. Mi è sempre piaciuto in realtà essere multifunzione e anche quando ero semplicemente una giornalista mi sentivo comunque limitata da dover semplicemente seguire le notizie, trascriverle per la carta stampata, ma anche in quel periodo comunque facevo delle ricerche storiche piuttosto che dei video notizie, documentari, quindi mi è sempre piaciuto comunque dare qualcosina in più e cercare di esprimermi a 360 gradi. Ecco, quindi questo poi l'hai trasportato all'interno della creatura a cui avete dato vita e che appunto poi strada facendo, anno dopo anno, ha acquisito sempre più importanza anche a livello appunto di quantità poi di materiale prodotto, perché insomma il materiale via via è cresciuto, le scene sono sempre di più e sono sempre appunto sono sempre diverse, quindi c'è una scelta diciamo un po'
varia tra quello che è un po' l'hard più strong a quello che è invece più la commedia, come si diceva prima, a quella che è un po' la parodia, a quella che è la scena un po' più maliziosa, quindi un pochettino più erotica, diciamo. Quindi ognuno ha un punto di riferimento per cui vale la pena dare un'occhiata e magari trovare un po' la scena o il video o il film, tra virgolette, che magari gli può interessare, insomma. Ecco, è difficile non trovare almeno una cosa che interessi all'interno di questa produzione qua. Beh, sì, il nostro tentativo è stato piuttosto che di puntare sulla sull'appassionato di un unico tema, quello di variegare l'offerta e quindi di attirare la curiosità di una molteplicità di persone, perché comunque ciascuno trovi un po' il proprio feticcio, che può essere dal feticcio vero e proprio, della passione dei piedi, piuttosto che dei legamenti, anche se sempre soft, cercando di non estremizzare, comunque anche in quello che è il sesso hardcore attraverso la commedia all'italiana o la trascodificazione di qualche film celebre, come poi prossimamente succederà con un DVD che ormai è prossimo a vedere finalmente la luce nella sua versione integrale. Ecco, quindi insomma vari generi. Tra tutti questi generi, qual è, hai trovato che sia quello di maggior gradimento anche nell'ottica proprio del successo un po' commerciale o comunque di visualizzazioni? In Italia, quantomeno, insomma. In Italia ho notato la commedia all'italiana, ecco, anche all'interno della pornografia, e mi viene sempre in mente ormai un film che è uscito lo scorso anno, Perversioni pericolose. È una commedia davvero molto, molto simpatica, piena di equivoci, con due performer che anche nella recitazione sono riusciti, più che nell'hardcore, proprio nella recitazione sono riusciti a trasmettere quello che era il senso che volevamo poi dare a questo film, di una passione morbosa, però comunque molto molto eccitante, fatto di giochi di ruolo, scambi di coppia, voyeurismo, tradimenti e tante altre fantasie che poi sono sì, tra virgolette, cioè, diciamo tipicamente italiane, ma in realtà fanno parte poi dell'erotismo in generale. Ho detto commedia all'italiana perché è recitato in italiano. Certo, sì, quindi comunque una situazione che unisce un po' l'erotismo all'hard vero e proprio, insomma. E che un pochino però si rifà anche alle commedie all'italiana degli anni Ottanta. Non dimentichiamo che poi, anche se meno esplicite, nelle commedie degli anni Ottanta, nei film degli anni Ottanta, noi vedevamo proprio tutti questi equivoci molto ammiccanti. Certo, anche simpatici, quindi anche un che di brillante, diciamo. Per cui, ecco, sì, questa italianità di fondo che voi avete però esportato innanzitutto dal vivo, quando appunto c'è stata la possibilità delle fiere, come Spicy Lab, siete stati da sempre presenti in Portogallo, Aerosporto, quindi poi in Spagna, nei paesi, diciamo, in questo tipo di paesi voi ci siete sempre stati, ecco, perlomeno almeno fino al 2019, no? Quindi al momento. Sì, fino al 2019, quando avevamo cominciato anche ad essere in Germania, in Slovenia, addirittura nel gennaio 2020 negli Stati Uniti, quindi eravamo arrivati fino a Yevien e poi niente, è successo, c'è stato un piccolo intoppo, però beh, speriamo di ripartire. Ecco, la dimensione live comunque è molto congeniale, perché comunque voi siete anche dei performer fatti e preparati per l'esibizione dal vivo, che sia un'esibizione hot, quindi insomma più o meno erotica,
oppure esibizioni di un altro tipo laddove nei paesi in cui questo è permesso, quello è chiaro. Quindi la dimensione live è importante, insomma, anche per quella che è una casa di produzione che ragiona comunque nell'ambito del set, quindi nell'ambito poi del prodotto audiovisivo. Beh, la cosa che ci ha caratterizzato per quanto riguarda i live show è stata la nostra capacità di improvvisazione, che sempre in base allo spirito di collaborazione a cui abbiamo improntato Spacey Lab, siamo riusciti a mettere insieme di volta in volta degli artisti diversi, anche di diverse nazionalità, e creando uno spirito di collaborazione al momento, e quindi anche ideando in quel momento le varie avventure da rappresentare sul palco, semplicemente scegliendo i costumi e improvvisando una storia. E sono state delle cose che poi ci hanno premiato nelle varie fiere iberiche, perché altre produzioni magari potevano essere più performanti, più accattivanti, più studiate, perché avevano alle spalle degli anni di collaborazione preparata, ma la carica, la voglia di esibirci e di comunicare era qualcosa che caratterizzava noi, che ci eravamo trovati in quel momento e subito ci stavamo dimostrando comunque all'altezza della situazione. Quindi è questo che anche mi manca di quelle fiere. Certo, sì, perché comunque avevano una loro, completavano diciamo un po' una dimensione che è appunto va in parallelo, porta in parallelo la produzione all'esibizione live, diciamo. Poi ecco, dopodiché, appunto, questa sempre mantenendo diciamo questi tratti distintivi, avete appunto aperto anche all'interno della piattaforma, insomma, di Pornbox, quindi la piattaforma internazionale, anche un canale, Spacey Lab Production, ecco lì, Production all'inglese, lì che tipo di scene inserite? Quindi ci sono scene esclusivamente destinate a un tipo di vetrina più forte, più strong, oppure sono scene magari anche lì che giocano sulla variabilità di situazioni anziché di pratiche, come nasce, ecco, questa costola, diciamo, dello spiceylab.org? Stiamo cercando, essendo comunque una piattaforma internazionale dove i parlanti italiano sono una minoranza, cerchiamo di ridurre il dialogo alle cose più essenziali, che siano semplicemente le cose che si dicono durante un rapporto. E quindi puntiamo piuttosto a scene che siano l'atto di per sé, ma sempre comunque con un minimo di storia, perché il semplice Chuck si copula non almeno dal mio punto di vista non è, almeno io come donna non lo trovo poi così terribilmente eccitante, cioè penso che sia comunque auspicabile, almeno per quanto riguarda noi, un gioco che sia di equivoci, di sguardi, di complicità, che inneschi la scintilla e poi porti all'amplesso. Certo, hai visto dai primi risultati, comunque anche visualizzazioni, che questo tipo di approccio premia anche a livello internazionale, o alla fine comunque è un qualcosa di più che non sempre viene valorizzato, viene percepito da chi guarda, che magari opta per un qualcosa di più diretto? Insomma. Beh,
Di sicuro i fruitori di Pornbox, di Analbiz hanno altre aspettative e magari una scena hardcore con pratiche più estreme che non so, cioè, sono più abituati a quella tipologia di prodotti e lascia molto probabilmente un po' spiazzato il fruitore nel vedere qualcosa di diverso, ma comunque il nostro pubblico si sta ampliando proprio grazie a questa piattaforma. Space Lab, tutto sommato, è un sito autonomo che sta in piedi da diversi anni, ma non può vantare miliardi di visualizzatori, cosa che invece su Pornbox è più usuale, più normale. Quindi abbiamo comunque un pubblico in più a cui rivolgere sia i nostri prodotti tradizionali, perché quello che esce su Spicy Lab comunque è possibile trovarlo dopo un po' anche sulla piattaforma di Pornbox, sia comunque dei prodotti che sono esclusivi per Pornbox, che sono in uno stile un po' meno romanzato, un po' più esplicito, senza comunque, almeno cioè al momento, senza comunque delle pratiche estreme che non ci appartengono. Certo, sì, un fatto un po' di stile, insomma, alla fine. E ecco, e l'ultime cose fatte sia per il sito che invece per la piattaforma, quindi per lo studio aperto all'interno della piattaforma, quali sono state le ultime produzioni per l'uno e le ultime produzioni per l'altro? Le ultime uscite sono state delle scene che abbiamo girato in Spagna quest'estate con delle artiste spagnole con cui abbiamo creato delle storie molto, molto simpatiche. L'ultima è stata Mar Blanco, quindi una storia di equivoci di cui manca ancora l'ultima puntata. Perché Mar Blanco è in realtà l'amante sia di Capitano Eric ma poi anche di Mary Ryder, e a un certo punto si ritroverà tra i due amanti e ci sarà un po' di commedia all'italiana anche lì, anche se in spagnolo. E poi c'è stata in precedenza Lula Mar, anche lei un'artista spagnola, che invece aveva bisogno di un po' di corsi di webcam, e allora abbiamo fatto lezioni sia di Lesbo che di show a due, soltanto che Capitano, ma anche un po' di trisam, dove è successo, dove c'è stato un po' di movimento. Yes. Quindi esperienze molto, molto piacevoli, divertenti, anche per raccontare un erotismo molto, molto intenso e un'estate molto calda. Certo, sì. E quindi questo è possibile trovarlo sia nella piattaforma dello studio di Pornbox, sia poi anche nel sito prossimamente, oppure c'è già nel... Mar Blanco al momento è soltanto su Pornbox, invece Lula Mar anche sul nostro sito. Quindi è possibile sia abbonarsi a Spicy Lab per vedere tutti i contenuti, sia scegliere singolarmente la scena su Pornbox. Certo, ecco, e in generale, ecco, questo casting, che poi non è magari un vero casting, comunque questa ricerca di personaggi che poi possono diventare parte delle vostre produzioni, vi ha portato a prediligere un certo tipo di profilo italiano, comunque o internazionale. Per esempio, ecco, diverse protagoniste ho visto appunto che sono spagnole, comunque dettora. A livello italiano, come lo vedi il panorama? Ecco, c'è la possibilità di collaborazioni interessanti, come avete anche fatto con diversi nomi,
oppure ecco, magari guardate in un paese che per voi è comunque sinonimo già di qualità, quale è appunto la Spagna, dove di solito avete trovato tante attrici, tante performer, ecco. Ma noi non rifugiamo da nessun tipo di collaborazione e anzi, ad esempio, la scorsa settimana è stata qui ospite con noi Gemma Bones, di cui prossimamente usciranno anche delle scene. Abbiamo lavorato nuovamente con Laura Fiorentino, piuttosto che con Harley Six, con vari personaggi italiani che non hanno problemi a collaborare con noi. E se magari può essere può essere l'opposto delle persone che invece hanno qualche reticenza a mettersi in gioco anche con Spicy Lab, perché magari possono pensare che non siamo una produzione di livello, piuttosto che almeno ambiziosa, o che non possa dare loro la visibilità e i compensi che si aspettano. Io questo non lo so, so che diverse artiste italiane magari hanno avuto qualche problema invece a collaborare con noi. Dall'altro canto, non sto dicendo neanche che le colleghe e i colleghi spagnoli siano tutti quanti invece amichevoli e fantastici nei rapporti, però abbiamo avuto un canale privilegiato con la Spagna anche grazie ai rapporti diretti che abbiamo avuto in occasione delle diverse fiere, e quindi era più facile magari accordarsi per poi stringere delle collaborazioni, cosa che ci riesce più difficile in Italia, perché le fiere poi effettivamente, i momenti di incontro tra artisti sono pochi. Quindi una cosa è sentirsi telefonicamente, magari correndo il rischio di avere degli equivoci, dei fraintendimenti, un'altra invece è confrontarsi di viso e cercare di capire quelle che sono le aspettative di ognuno. Ecco, anche perché poi in realtà, ritornando anche un po' al discorso di prima, voi il modo che avete anche di presentare poi i prodotti è sempre in una maniera abbastanza elaborata, nel senso che magari fate una locandina, fate delle note, insomma, in cui fate capire anche che dietro al lavoro della realizzazione della scena ci sono tutta una serie di individualità che si occupano chi di una cosa, chi di un'altra. Quindi non sono scene girate col videocamerina e via, insomma. C'è un lavoro poi, non dico cinematografico, ma comunque un lavoro di ripresa importante. Per cui ecco, la presenza stessa della locandina, che una volta era quella diciamo, che veniva utilizzata nel VHS anziché nel DVD, nel momento in cui il mercato prevedeva quel tipo di supporti, rimane anche nel caso vostro in forma digitale. Non è la scena e basta, insomma, è una confezione, diciamo, importante, che in realtà valorizza poi di fatto anche gli attori e le attrici. Quando realizziamo delle scene, dei prodotti a cui teniamo, comunque vorremmo anche che il nostro pubblico apprezzasse il valore e l'impegno che c'è dietro un lavoro. Laddove ci sono anche dei prodotti che invece sono realizzati in una maniera molto più veloce, diciamo così, quindi meno studiata, e mi riferisco magari a quelle che possono essere le scene semplicemente di sesso, laddove invece c'è una trama, un racconto, un qualcosa da spiegare e da vivere oltre che da fruire, cerchiamo anche comunque di presentarlo graficamente in un modo più accattivante, per dire sì, ok, c'è la scena
tutti, cioè solo sesso per Pinco Pallino, ma come c'è anche la vicenda, mi viene in mente Sex Hostess con Kesha Ortega, piuttosto che La Vampira di Laura Fiorentino. Sono tutte avventure che poi vogliamo raccontare anche attraverso le immagini. Ecco, certo. Sempre parlando a livello internazionale, te appunto, insieme a Capitano, eravate state appunto agli AVN, no? Come si diceva nel 2020, lì te mi dicesti che avevi riscontrato un atteggiamento diverso un po' da parte delle persone che poi erano intervenute alle kermesse, diciamo. Quindi un atteggiamento diverso un po' dell'ambiente hard in generale, ma un atteggiamento che comunque anche nel tuo caso aveva portato diverse persone già a riconoscerti e a sapere bene chi era il personaggio di Mary Rider a livello quello che facevi anche in Italia. Quindi in ogni caso è stata un'esperienza che ti ha fatto capire che anche là per voi c'era già un pubblico che sapeva bene chi aveva di fronte, insomma, ecco. Beh, sì, è una cosa che mi ha piacevolmente stupito, perché chi veniva a cercarmi alla fiera magari prima studiato il personaggio Mary Rider e quindi veniva a chiedere all'artista la foto ricordo piuttosto che la cartolina con la dedica e in quel periodo abbiamo avuto anche parecchi riscontri come abbonamenti dagli Stati Uniti, oltre che qualche intervista e la voglia magari di ritornare. Poi hanno chiuso tutto e aspettiamo che si riparta. Certo, sì, però comunque ecco, un'esperienza anche lì è stata interessante. Per cui ecco, in realtà questo percorso che voi fate in generale resta comunque, al di là di tutto, un laboratorio, come dice la parola. Per cui sì, delle produzioni di vari tipi, ma c'è sempre poi una ricerca, non c'è una cristallizzazione in un format anzi in un altro. È sempre una ricerca di situazioni e di diverse combinazioni che evidentemente poi è un po' quello che caratterizza anche voi in quanto persone, diciamo, il vostro rapporto un po' con la sessualità in generale, ecco, direi. Il nostro rapporto anche con la vita di tutti i giorni, perché la sedentarietà non ci è mai piaciuta, quindi abbiamo sempre avuto voglia, parlo al plurale perché parlo anche a nome di Eric, abbiamo sempre cercato di essere in movimento e di fare cose nuove e diverse ogni giorno. L'idea di stare seduta al tavolino e reiterare gli stessi gesti o di schematizzare ogni giorno uguale all'altro non, mi sta un po' stretta, quindi abbiamo bisogno di sviluppare costantemente le idee che poi ci vengono in mente. In realtà quelle che realizziamo sono molto di meno rispetto a quelle che ci vengono in mente e poi magari prossimamente ti renderò al corrente, anzi vorrei che mi aiutassi a realizzare un progetto, ma questo te lo dirò poi in privato perché sì. È una cosa che è una cosa un po' impegnativa come tante e in cantiera il motivo per cui magari non riusciamo a promuovere al 100% le cose che abbiamo realizzato e che nel frattempo le sentiamo vecchie rispetto alle nuove idee che stiamo inseguendo. Adesso stiamo mettendo in pratica, quindi concretizzando un progetto che abbiamo realizzato quest'estate, ma in questo momento stiamo anche avviando invece la produzione di un'altra cosa molto più grande, più impegnativa, e quindi il fatto che Lula Mar Blanco e le altre artiste che hanno lavorato con noi in Spagna, che è stata un'esperienza fantastica, sono già superate, passate, già metabolizzate e vissute come esperienza, quindi le pubblicizziamo di meno rispetto a quello che meriterebbero.
Sì, credo di sì, perché c'è sempre un po' una sincrono, diciamo, fra il momento in cui la scena viene girata e quindi il momento in cui c'è l'idea fertile che uno ha in testa e anche un po' l'ebbrezza di girarla, e il momento in cui poi il pacchetto è finito e magari esce dopo un mese o dopo 2 mesi, eccetera, eccetera. Quindi all'uscita uno lo dà già per scontato, perché dice, vabbè, ho già finito, ora lo butto in rete e via. Diceva, e forse anche quello un po' il motivo per cui in questo ambiente la critica o comunque la promozione è un settore che magari col tempo è andato un po' scemando, perché non si parla più di carta e magari in questo caso non si parla più di rivista, e quindi dell'immediatezza con cui dalla produzione ti arrivava la paginetta di promozionale anziché il poster, anziché il film da vedere, la recensione e tutto. Ma in realtà oggi con l'autopromozione è un po' un'arma a doppio taglio, perché uno alla fine è una promozione perenne di cose che vengono fatte di giorno in giorno, quindi un qualcosa che in realtà è sempre relativamente recente, come un film, ecco, di qualche mese fa. È ovvio che chi lo promuove e chi lo fa uscire dopo alcuni mesi lo consideri già comunque un prodotto per lui vecchio, mentalmente parlando l'ha già messo da una parte e chiuso lì, insomma, ecco, forse anche questo motivo qua. Sì, è un prodotto che mentalmente è già stato messo da parte, ma che anche la promozione mette poi da parte in pochissimo tempo, perché è sempre sorpassato da notizie più nuove di cui si sminuisce anche il valore, perché una volta che riceviamo 10 notizie di novità, la nostra mente deve selezionarle, perché il giorno dopo ce ne saranno altre 10 e magari fra 2 giorni ce ne saranno addirittura 20. E quindi, ok, qual è quella più importante, quella che devo ricordare? Sì, forse anche questo surplus di informazioni ci spiazza un po', laddove la promozione in passato era più lunga, più longeva e anche più direzionata. Se esce un film in cui io ho investito milioni e milioni di lire in quel periodo, è anche mio interesse che le persone concentrino la loro attenzione su quello e magari il mese prossimo la distraggano e si direzionino ad altro. Certo, sì. E a proposito appunto quindi di autopromozione, si arriva un po' anche al fenomeno, non dico del momento perché ormai sono anni che c'è, però è quello un po' delle piattaforme personali che servono per autopromuoversi, ma servono poi anche per inserire poi quei contenuti un pochettino più amatoriali di solito, che magari in una forma più social verrebbero un po' buttati via, insomma. Invece in quell'altra maniera, con la piattaforma un pochettino a pagamento, c'è la possibilità anche lì di produrre altre cose e quindi, diciamo, di ritagliarsi un pochettino anche personaggi di un certo tipo. Ecco, te lì, da quel punto di vista, ovviamente hai le tue piattaforme. Come le mandi avanti rispetto diciamo, alla produzione principale o rispetto anche a altre attività, quali possono essere poi appunto anche la produzione comunque di scene nel caso del canale per Pornbox, quindi i vari OnlyFans, eccetera. Sono importanti all'atto pratico nel caso di Mary Rider o comunque sono un qualcosa di aggiuntivo a cui si dedica tempo quando ce n'è, insomma, ecco. Ma in realtà non penso che siano importanti, cioè non gli do quel senso di importanza fondamentale ed esclusiva, perché punto molto sulla produzione di prodotti che non si incentrino poi esclusivamente su me come personaggio, come artista. A prescindere da questo, comunque coccolo i miei affezionati di OnlyFans piuttosto con chat personali o dirette streaming. Realizzare dei video a
appositamente è raro ed occasionale, quindi la realizzazione di video preferisco qualcosa di meno amatoriale, quindi più elaborato, ma che sia per la produzione Spicy Lab. OnlyFans è, come dice il termine stesso, secondo me un qualcosa di riservato ad un rapporto privilegiato con gli affezionati e quindi dei prodotti esclusivi che non siano un porno amatoriale girato con il telefonino, perché toglie l'idea comunque della esclusività dedicata all'ammiratore. Io credo che almeno personalmente lo interpreto e lo vivo in questo modo il mio canale OnlyFans. Piuttosto, sempre tra i buoni propositi, c'è quello di rivitalizzare il mio sito personale, che ormai è abbandonato da un paio d'anni, e pubblicare lì poi dei prodotti dove io sono la protagonista unica, che siano casting piuttosto che mini video più personali, più esclusivi, però comunque registrati con dei criteri che non siano amatoriali. Certo, sì. Questo, tra l'altro, a livello di casting, te pensi che ce ne sia bisogno o comunque voi lo contemplate come metodologie per la scoperta, diciamo, di nuovi profili più maschili anziché femminili? In generale, pensi ci sia magari necessità comunque di volti un pochettino più veri, interessati anche all'emozione di provare un po' questo settore, anziché... Io ritengo che la necessità comunque di volti nuovi ci sia sempre. Il problema dei tanti che scrivono per i casting è l'idea che il porno sia un gioco, un divertimento, una perdita di tempo, un qualche cosa che non ha un vero valore. E quindi ci sono persone che semplicemente scrivono perché vogliono trastullarsi con l'attrice eventualmente disponibile al momento, piuttosto che non impegnarsi poi seriamente nel rispetto di un appuntamento, un impegno preso, o considerarlo una perdita di tempo, che può essere ritagliata nel momento in cui loro sono liberi e quindi il resto del mondo deve essere a loro disposizione. Adesso ho un esempio di un ragazzo 24enne, carino, in forma, in gamba e quant'altro, che mi ha contattato di recente, a cui ho chiesto di fare un test per dimostrare comunque il fatto che è perfettamente in salute e quindi può intraprendere questo percorso di formazione, e ha ritirato gli esami 2 settimane fa, ma non è ancora riuscito a inviarmeli per poter fissare un appuntamento, perché lui lavora e quindi non ha nemmeno il tempo di mandarmi i risultati. Ora, la mia domanda è: se sei così impegnato a lavorare, quando puoi trovare il tempo per intraprendere il percorso di formazione per diventare un attore porno? Perché non è che sono maschietto e allora tac, divento anche attore. Quello che vorrei dire alle persone è che non è un gioco, stare davanti alla videocamera e assumere le posizioni giuste, con la giusta concentrazione. Non è come, ok, andiamo in camera, spegniamo la luce e ci vogliamo tanto bene. È una cosa impegnativa in cui pochi riescono, e anche i pochi che riescono poi devono fare un percorso per
imparare a stare su un set davanti alla videocamera ed affrontare le diverse situazioni che vive un attore porno. E invece c'è, purtroppo, non c'è l'umiltà di dire voglio imparare come voglio imparare a essere un medico piuttosto che un insegnante, e quindi dedicare l'attenzione ad una cosa che poi può diventare gratificante anche dal punto di vista economico, non soltanto di narcisismo e vanità. Dici di velleità personale, insomma, ecco, uno però parte da quello per poi eventualmente aspirare, insomma, anche ad altro. Però ecco, forse sì, c'è sempre un po' di un atteggiamento non professionale di partenza, diciamo, no? Però invece, essendo comunque professione, essendo comunque un percorso professionalizzante, diciamo, evidentemente non c'è questa volontà, ecco, di affrontarlo con la giusta, anche con la giusta pazienza, insomma, ecco. E forse questo, qualche esempio magari in giro, forse è un po' controproducente da questo punto di vista, perché magari messo e visto in rete in determinati contesti ci sono dei percorsi, uno su mille, per l'amor di Dio, comunque due o tre su mille, che però fanno credere che oggi io sono qui e parlo davanti a un computer, se mi prende diciamo così, il desiderio, agisco bene, io ragazza nel giro di 2 settimane potrei trovarmi piena di follower, piena di proposte di scene, piena di produzioni che mi chiamano, eccetera. E forse, ecco, messa in questo modo, chi la affronta pensa che sia facile alla fine, perché dice: Madonna, c'è riuscita lei, se io sono fatta bene, sono carina, perché non ci devo riuscire? Invece bisognerebbe approfondire anche quello che c'è fra lo 0 e il 100, cioè il percorso che necessita raggiungere quel tipo di traguardo, che sicuramente poi c'è anche chi lo raggiunge prima di altri, quello, per carità. Quello sì, ma perché comunque, come per qualsiasi cosa, dipende da fortunati incroci astrali, ma anche e soprattutto dall'impegno e dalla perseveranza per raggiungere un determinato obiettivo, perché tutti possono cominciare, e poi tra 6 mesi dove siamo? Ripeto, adesso lo dico anche per esperienza personale, quando ho cominciato pensavo fosse tardi, e quindi tardi per me perché non ho cominciato da ragazzina, però mi sono detta perché non provare e non mettermi in gioco comunque completamente. E affiancando comunque al mio essere performer anche le altre caratteristiche che mi contraddistinguono, e quindi poter dire dopo quasi 8 anni ancora la mia in questo settore. Certo, anche perché poi comunque in futuro ti vedi sempre protagonista all'interno di questo settore qua, nella veste, diciamo, appunto di produttrice, anziché di un altro ruolo. Comunque il settore ti sei ritagliata, diciamo, in maniera con volontà, diciamo, con forza di volontà. Ecco, in generale è il settore dove ormai te ti vedi collocata, insomma, ecco, anche per il futuro, nei limiti. Beh, sì, perché comunque io non mi sono tirata indietro, non ho cambiato idea e ho la consapevolezza di non essere tra le top 10, tra le più conosciute del settore, però so anche che la mia
voglio continuare a dirla in ogni momento, anche attraverso il piccolo mondo che mi sono ritagliata con Spicy Lab e con le persone che hanno scelto di volta in volta di accompagnarmi in questo percorso. Certo, sì. Quindi ecco, in generale, come si è detto, quindi da qui ai prossimi mesi o comunque quantomeno alla fine dell'anno, progetti in corso comunque ce ne sono, quindi uscite, eccetera, di nuove ce ne saranno da qui comunque a dicembre, barra gennaio, comunque mesi prossimi, per cui i progetti non mancano e i progetti anche in fase di realizzazione, diciamo, non semplici idee, insomma. No, no, progetti che sono già a metà del loro cammino e che devono soltanto vedere la luce. Ripeto, l'ultima è il lavoro che abbiamo fatto soltanto venerdì con Gemma Bones. Di settimana in settimana ci sono delle cose nuove. Adesso questo sabato torneremo al Glamour al Nola, dove hanno preparato una festa per ringraziarci delle varie collaborazioni che abbiamo fatto quest'anno, che non hanno ancora visto la luce, tra l'altro, perché abbiamo realizzato molti prodotti interessanti in una location fantastica, però sto raccontando delle cose che non sono ancora state viste, quindi abbiamo molte cartucce e dobbiamo ancora spararle, ma già festeggiamo, perché comunque è stata una bellissima esperienza e fa piacere condividerla con le persone che ci hanno aiutato a metterla in pratica. Certo, e poi al momento giusto ci sarà anche modo appunto di vederla a livello di pubblico, diciamo, ecco, però voi già sapete bene di quello di cui parlate. Contemporaneamente, sì, probabilmente la prossima uscita sarà proprio una di quelle delle cose ambientate in questa spa meravigliosa e suggestiva. Ecco, anche questo infatti è una cosa che ricorrente, diciamo, no? Una situazione che spesso si vede in determinate scene che avete fatto. Contemporaneamente andrà avanti poi anche la produzione Porn Box più o meno esclusiva, quindi insomma qualcosa anche da quel punto di vista succederà, e quindi l'ideale è sempre quindi un po' ricordare queste due piattaforme fondamentali, che sono quelle del sito vero e proprio, spazielab.org, e quelle dello studio, che appunto andando su Pornobox e digitando Spicy Lab arriva l'interfaccia Mosaico con tutte le scene di Spicy Lab Production, insomma, questo per quanto riguarda la parte della produzione. E poi appunto speriamo che si possa anche tornare un attimino più dal vivo, insomma, con costanza quantomeno l'anno prossimo, insomma, ecco, questo logicamente è la speranza di tutti, credo, del settore, insomma, ecco. E quindi ecco, allora Mary Ryder, io la ringrazio per il momento, per questa delucidazione un po' su quello che è stato il percorso suo e della produzione di Spicy Lab fino a oggi, con poi annessi e connessi per i tempi che verranno, e naturalmente poi per ogni aggiornamento ci si risentirà, ok? Va benissimo, molto volentieri. Allora incrociamo le dita per il 2022, che sia più intenso per tutti quanti e soprattutto per quelli che ci seguono, perché possono vedere sempre delle cose nuove e stimolanti. Da parte di Spicy Lab l'impegno c'è al 100% e dal 2022 di sicuro ci sarà una cosa meravigliosa che io so già, non so più nella pelle, però, mi vedo. Però non posso anticipare niente. Ancora mantenerla come top secret, insomma, capito? Sì. Va bene, allora ti saluto per il momento e ti ringrazio per la simpatia e per la cortesia di sempre. Grazie a te, un saluto a tutti, ciao ciao!